le squadre stanno per entrare dall'imbocco del tunnel come una finale scudetto, più di una finale di Coppa. Tutto questo è Juventus-Inter, un'emozione straordinaria, tanta attesa, tanta incertezza, ma soprattutto ci si attende tanto spettacolo tra queste due squadre. La palla del Piero, le sue finte, Del Piero entra in area, Del Piero prova la conclusione, ribattuta ancora Del Piero, rete! Alex Del Piero al 20° del primo tempo, porta il vantaggio alla Juventus, ha vinto il rimpallo con Presi, poi ha trovato il palo lontano. Prova Ronaldo con il destro tagliato, accarezza la parte superiore della rete. Attenzione a Ronaldo che entra in area, prova il palo lontano e non lo trova. Bel duello con Davids, cerca il pallone, trova il cartellino giallo. Parte Ronaldo ancora con il destro, a spiovere Berucci. Giorteff allora dalla bandierina, tagliato nel mucchio, Peruzzi in presa, si allunga. Pagliuca si ritrova il pallone davanti, distinto, lo allontana, lo aiuta Presi. In lotta con Ronaldo, c'è anche Samorano che entra in area, Ronaldo si allarga, Podicek su di lui, è entrato in campo anche Simoni, ma non si può, non so se le immagini ce lo mostrano, Simoni è 15 metri dentro il campo, eccolo, esatto, qui, esatto, intanto dalla parte opposta c'è un fallo, calcio di ed rigore. È calcio di rigore per la Juventus, qui succede di tutto. Questo è veramente, queste sono veramente delle reazioni allucinanti. Calcio sono, di rigore per la Juventus. Sono veramente delle reazioni allucinanti. In questo caso Ceccarini dovrebbe andare a mettere fuori Simoni. Simoni sì, portato sì, via espulso, fisicamente, adesso Simoni viene giustamente espulso. Anche dal mio punto di vista, al di là del body check su Ronaldo, Simoni giustamente espulso perché non si può entrare in campo 20 metri, si agita soltanto il pubblico. Parte Del Piero, destro, para Pagliuca e allontana Colonnese, ha avuto dal dischetto il match point. Fallo di Zé Elias, è andato con un pugno, Zé Elias espulso. Giusta, giusto, corretta giusto. Anche questa interpretazione di Ceccarini. Entrenare, prova il destro, ha svirgolato di collo esterno, il pallone è terminato largo. Finisce qui, vince la Juventus, una gara lottata, c'è stato tanto agonismo, anche di più. Fuggo sì per il traffico e tutto, e poi insomma non sono rimasto entusiasta. Primo tempo Ceccarini ha arbitrato bene, ma c'è anche la ripresa. Ma lui ha vinto, meritatamente, ha sofferto, ha giocato con umiltà quando era necessario farlo.